Oroscopo 2020 per il segno della Bilancia. La Bilancia inizia il 2020 dopo aver passato un 2019 tutt'altro che facile. Questo segno può cogliere l'occasione nel corso del nuovo anno per rimediare a tutti gli errori commessi nello scorso anno. Infatti, che si tratti di qualcosa di grave o di meno grave, il nuovo anno offre l'occasione per gettarsi tutto alle spalle ed anche per elaborare tutto quello che di brutto è accaduto in precedenza. Nei primi mesi del 2020 sarà impossibile dimenticare tutto quello che è accaduto prima, ma sicuramente dall'estate arriva la voglia di cambiare del tutto musica. Bisogna correre ai ripari per tutto quello che si è fatto di sbagliato nel vecchio anno, anche magari nel tentativo di fare qualcosa di positivo per la propria vita o per quella degli altri. Indipendentemente dagli errori, il 2019 è stato un anno pessimo, ma le stelle vogliono che l'anno successivo sia quello adeguato per rialzarsi. L'anno nuovo farà il suo corso e la voglia di riscatto aumenterà. In questo modo si potrà ricostruire una vita felice, o almeno serena, a poco, a partire dall'estate del 2020. La disperazione e la consapevolezza delle cose negative accadute in precedenza lasceranno lo spazio alla positività. Così la Bilancia potrà iniziare qualcosa di nuovo. Ecco nel dettaglio le previsioni astrologiche per il 2020 degli appartenenti al segno della Bilancia. Bilancia e amore. Chi è single probabilmente ha appena concluso una relazione nel 2019. Questo è uno dei tanti eventi traumatici che hanno sconvolto questo segno nell'anno precedente. È possibile che, per volontà dell'ex partner, questa relazione sia finita. Perciò non c'è alcun motivo di volere trovare a tutti i costi di nuovo l'anima gemella. Fermo restando che, insistendo in questo modo, pur di trovare il nuovo amore, non si fa altro che allontanarlo, dato che bisogna semplicemente attendere che bussi alle porte, è necessario fermarsi un attimo per guardarsi indietro e capire che cosa non ha funzionato nella relazione precedente. Inutile farsi prendere da forti agitazioni. Bisogna fermarsi, rilassarsi e comprendere il motivo per il quale una relazione su cui la Bilancia aveva investito energie, amore e tanto altro è finita così repentinamente. Il consiglio è quello di indagare sugli errori che sono stati fatti dalla parte di questo segno e cercare di modificare e migliorare i lati del carattere che hanno portato la Bilancia a commetterli. Non provate a tutti i costi ad avere subito un altro partner, o non sarete in grado di regalare all'altra persona ciò che merita. Se crediamo di non avere commesso errori nella relazione precedente, allora forse il partner che avevamo trovato non è quello che ci aspettavamo fosse in realtà. Per chi ha già una relazione, le cose nel 2020 andranno abbastanza bene, ma forse la monotonia sconvolgerà un po' questo segno. Bisogna aggiungere pepe alla relazione, anche organizzando piccole e nuove tradizioni, viaggi, divertimenti e tutto quello che ci viene in mente per spezzare un po' la quotidianità. È il momento giusto per fare una eventuale proposta di matrimonio all'altra persona, oppure palesare il proprio desiderio di convolare a nozze. Cerchiamo di portare il tutto avanti con la classica spensieratezza e le cose non peggioreranno. Bilancia e lavoro. Per quanto riguarda chi ha già un lavoro, potrebbero esserci alcuni problemi che metteranno a dura prova la Bilancia. Questo segno normalmente non ha pazienza e per questo motivo le cose potrebbero precipitare all'improvviso. Un collega sul luogo di lavoro potrebbe decidere di fare le scarpe a questo segno, utilizzando anche dei mezzi poco chiari. La Bilancia non è assolutamente diplomatica sotto questo punto di vista e corre il rischio di andare a gridare ai 420 quello che è successo, oppure meditare vendetta in un altro modo. Non è il caso invece di scaldarsi così tanto ed è invece il momento giusto per mantenere la calma. Non commettete errori e fate presente a chi di dovere ciò che sta succedendo soltanto dopo aver avuto le prove.
al momento opportuno potremo sferrare il colpo decisivo. Ma intanto dobbiamo agire con leggerezza e cercare di analizzare in maniera approfondita quello che sta succedendo. Parliamone con un'altra persona, così da alleggerire il peso e sentirci anche dare dei suggerimenti dall'esterno. Per quanto riguarda gli studenti, ci saranno alcuni problemi perché la distrazione aumenterà esponenzialmente, a causa della volontà di divertirsi o di trovare l'anima gemella, per chi non l'ha già trovata. È fondamentale organizzare un modo per concentrarsi di più su quello che bisogna fare e sullo studio, senza lasciarsi andare a tante distrazioni. Potrebbe essere complicato, ma bisogna farlo al meglio, altrimenti si corre il rischio di peggiorare di gran lunga la propria situazione, che potrebbe essere già messa a dura prova. Chi attualmente non ha un lavoro non riuscirà ad avere una svolta nel corso del 2020. La bilancia, infatti, si potrà abituare soltanto delle briciole nel corso di questo nuovo anno e non avrà possibilità di trionfare dal punto di vista lavorativo, a meno che non abbia già trovato una posizione. Bilancia e salute. All'inizio dell'anno le cose non andranno molto bene e questo segno farà fatica a superare quello che è accaduto nel 2019. Il tutto sarà legato alla difficoltà di metabolizzare gli avvenimenti negativi che hanno duramente ferito questo segno zodiacale in precedenza. Con l'arrivo dell'estate e con l'addio del primo semestre, anche se le cose inizieranno ad andare meglio già dopo i primi 3 mesi, la bilancia inizierà a tranquillizzarsi e a sentirsi più serena. Questo porterà questo segno a migliorare anche dal punto di vista della salute. Il rischio maggiore che porteranno i primi mesi del 2020 sarà quello di soffrire di ansia e di altri problemi di salute di questo tipo. Successivamente, dato che la dea bendata sarà dalla parte di questo segno, la bilancia potrà iscriversi a corsi di yoga e meditazione e si renderà conto che questa disciplina è davvero ciò che fa per le sue attitudini. Per tale ragione, l'aurea cambierà radicalmente e riusciranno a trarre benefici da tutto questo anche le persone che staranno accanto a questo segno zodiacale durante tutto il 2020. Infatti, con questo spirito sarà possibile superare ogni negatività che dovesse presentarsi. La salute, sotto questo punto di vista, sarà positiva e non ci saranno grandi ostacoli dal punto di vista delle malattie fisiche. Il consiglio è quello di non trascurarsi e di sottoporsi a controlli regolari, ma non ci sono particolari problemi in vista. Attenzione al sistema immunitario, che a causa del forte stress dei mesi precedenti potrebbe essere compromesso e per tale ragione potrebbe esserci bisogno di seguire una dieta apposita, anche con degli integratori. Per fare questo dobbiamo rivolgerci al medico. Cerchiamo di mantenere la calma per quanto riguarda la salute dei familiari, perché tutto andrà per il verso giusto e perché l'ansia non farà che precipitare i nostri problemi psicologici. In conclusione, l'oroscopo prospetta un fantastico 2020 per il segno della bilancia, a patto che si abbia la giusta determinazione per voltare pagina, smettere di pensare al passato e concentrarci invece sul futuro. Non dimentichiamoci che la fortuna aiuta gli audaci e questo vale in particolar modo per il segno della bilancia. Non dimenticare di consultare l'oroscopo 2020 dettagliato per ogni singolo segno zodiacale. Trovi tutti i link in descrizione. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale, clicca la campanella e condividi questo video con chi vuoi.